Antonio Bianchi è scritto sul mio cartellino. Lavoro alla banca con giacca e cravatta, l'impermeabile se piove, piegato sul braccio se poi esce il sole. E a fine mese io ci arrivo sempre, ma ciò nonostante mi sento un pezzente rinchiuso dentro il mio copione, che va avanti per sempre fino alla pensione. Tururu, turururu, tururu. Ho una valigetta di pelle marrone, là dentro ci tengo la noia e l'orrore, i tassi variabili, la commissione e i nostri prodotti per fotter le persone. Guarda lassù, sembra bellissimo. Vieni anche tu, sembrano dirmi, vivono tutti qui. Tutti qui e vado via. La sera poi ritorno a casa, la tavola pronta, la TV accesa, mia moglie 8 anni, la stessa spesa, i miei figli felici di farmi una sorpresa. Immaginavo una vita diversa, meno monotona, molto più intensa. Mi sento spogliato di ogni speranza, l'eterno tramonto di una giovane danza. Guarda lassù, sembra bellissimo, vieni anche tu, sembrano dirmi, vivono tutti qui, vivono tutti qui e vado via. Quando sull'autobus riesco a sedere, in mezzo alla gente mi metto a pensare. In fondo la vita funziona così, prima ti diverti e poi devi capire. E trova un lavoro, un'ascesa sociale, compra tutto ciò che ti può soddisfare. Fatti una donna da mantenere, 2 figli ed un cane da sfamare. Un lavoro di merda e mi voglio ammazzare, i lussi li tengo per soddisfare i figli che amo e che vedo a distanza, e mia moglie 8 anni, ho sposato una stronza. Guarda lassù,